E buongiorno a tutti amici di Buongiorno. Atleta Sport News, io sono Roberto Pulito, sono qua con il mio collega Augusto Direlli. e siamo qui come al solito per parlare di MMA. Oggi abbiamo un ospite importante con cui vogliamo scambiare due chiacchiere, è Riccardo Carfagna, uno degli Buongiorno. allenatori più importanti che abbiamo in questo momento in Italia e si occupa dello striking Del team dell'Aurora, Aurora. del team Aurora. Eccolo qui, ciao Riccardo. Ciao a Ciao tutti, Riccardo. buongiorno. In realtà volevo puntualizzare che mi occupo dell'MMA nel team Aurora come il mio socio Lorenzo. Siamo, diciamo, due allenatori a 360 gradi. Ah, perdonami. Ma è uguale, non c'è problema. Ok. Intanto, come diciamo prima, ti vogliamo fare i complimenti per le performance dei vostri atleti. Grazie, Veramente. grazie tante. E performance di alto livello. Impressionante, sì. E io inizierei subito parlando di Martignoni perché, come ti accennavamo, ci ha colpito. Un ottimo primo round dominato, anche il secondo era cominciato sulla stessa riga del primo fino a quella tirata negli occhi che è stata molto poco simpatica, se possiamo dire così. Sì, anch'io la penso così. Devo ancora rivedere l'incontro perché mi sono preso 2 giorni di stacco, diciamo, dai loro incontri, proprio dal vederli in tutti i sensi. E penso oggi pomeriggio, tra oggi e domani, rivedrò l'incontro. Ma anche a me era sembrato un primo round dominato e il secondo stava più o meno andando nella stessa direzione. L'avversario aveva preso degli accorgimenti, ma insomma, secondo me la strada era quella giusta. Certo, Fino alla ditata. ma vai, mia pure. sensazione è questa. Secondo te è giusto stoppare un match in questo modo e dare un no contest? Guarda, il no contest è un po' difficile da valutare, nel senso che si dovrebbe valutare se penso, non mi ricordo nemmeno bene il regolamento, se la ditata è volontaria o involontaria. Ovviamente a quelle velocità, a quell'intensità. In quei palcoscenici è difficile capirlo e soprattutto non è stata reiterata quella ditata, è una secca così che praticamente ha fatto sì che non si potesse più andare avanti. Riccardo, scusa Quindi se su ti quel. interrompo, Prego. allora, a me pare che funzioni in questa maniera. Nel Sì. momento in cui hai un colpo involontario irregolare, se l'atleta che ha subito il colpo è in grado di continuare, il match si continua, altrimenti si chiama il no contest. Nel caso di Ok. reiterate si va per squalifica. Esatto, quindi quello che sto dicendo è che io non so se è stato involontario o no, quindi il no contest ci poteva stare. Purtroppo, ecco, la sfortuna è stata che è arrivata a 1 minuto e 48 del primo round, mi sembra. Se fosse arrivata 30 secondi, un minuto più tardi, i giudici sarebbero dovuti andare ai cartellini e Michele avrebbe, penso, vinto l'incontro, insomma. Io ti dico che secondo me Che avrebbe vinto a mani basse. anche secondo me. Che non poteva Anche continuare, di manica purtroppo era larga. ovvio, aveva l'occhio chiuso, lacrimava sangue e No, ma si infatti vedeva ha dopo ricevuto. anche. Sì, no, perché ha ricevuto un taglio all'interno della palpebra. Per fortuna l'occhio non è stato toccato, che era la nostra preoccupazione maggiore, però aveva un taglio molto particolare, infatti siamo dovuti andare in ospedale al maxillofacciale per fargli ricucire la palpebra, insomma. Povero, quindi pure i punti si è beccato. Sì. Senti, No, secondo brutto. te, e questa è una domanda che ti facciamo proprio dal nostro cuore, è il caso di cambiare i guantini? Guarda, io ne ho parlato anche con altri ragazzi, con Fusi, con Botti, che sono dei fighter che erano lì a Londra con noi, e loro mi hanno detto, per esempio, che li hanno provati questi nuovi guantini che dicono essere più curvati e quindi che non permettono alle dita di allungarsi al massimo. Li hanno provati a Bellator in una situazione e poi non sono mai stati più usati. E hanno detto che sono veramente scomodi ed è veramente difficile, soprattutto lottare o chiudere il pugno. Non lo so, è un bel Sono dilemma. Io un po' come gli penso che vada anti-shock. bene così. Io penso che la cosa migliore sia iniziare ad usare i replay, che è la cosa che ci ha salvato in questo evento, perché se no l'arbitro ci avrebbe dato il KO tecnico senza alcun motivo, con un errore gravissimo. Io penso si dovrebbero usare i replay tipo VAR come nel calcio.
questa potrebbe essere una piccola soluzione per vedere le cose a bocce ferme, a rallentatore, e capire meglio le situazioni, insomma. Già questo potrebbe essere un grande aiuto in tutte le promotion, ovviamente. Per che fortuna poi... anche Edge Warrior c'era il replay, e quindi è in... mentre l'arbitro stava per dare la vittoria all'altro, perché diceva che era stato un pugno e non una tirata nell'occhio, per fortuna c'erano continuamente dei replay dall'alto. Io gli dicevo all'arbitro, non ci hanno inquadrato, perché poi le tagliano queste cose, ma io dicevo guarda il video schermo. Poi ha cambiato idea anche lui, ovviamente, magari anche in maniera non così educata. Sì. Che poi è una cosa che è successa nell'ultimo evento UFC, non so se hai avuto modo di vederlo. L'ultimo purtroppo no, perché eravamo in viaggio, è stato veramente pesante portare due ragazzi in due categorie di peso che non avevo mai affrontato, è stata dura, quindi non ho avuto modo ancora di vedere. Ciao Andrea. Kevin Holland si è stato protagonista. Ah, però ho letto, per una testata, però mi sembra. Esatto, sì. Ha preso una testata, sembrava... Anzi, diciamo che il match è andato avanti, Kevin Holland è stato sconfitto per Mata Leao. Però poi successivamente c'è stato questa sorta di vero e proprio VAR e il match è stato tramutato in no contest. E posso che questa potrebbe essere una soluzione a molti problemi arbitrali, molte decisioni discutibili. Ok, vedi, questo è un ottimo spunto. Mi piace avere questo tuo punto di vista, sinceramente. Invece, per quanto riguarda Dylan Hazan, prego, allora mi sa che voleva aggiungere qualcosa Riccardo sulla questione. No, stavo dicendo che i guantini teoricamente potrebbero essere una soluzione, ma poi praticamente dalle testimonianze che ho avuto rendono veramente difficile il combattimento per quanto riguarda la lotta, quindi I guantini, quelli di cui stavamo parlando prima, rendono difficile la lotta, perché secondo te quindi costringono troppo le mani? Sì, dicevano questi ragazzi, non riusciamo né ad aprire la mano per prendere bene né a chiuderla per tirare un pugno, quindi alla fine limita sia lo striking che il grappling. Perfetto. E va bene, quindi la tua idea è quella di inserire questa sorta di VAR, di vari istantaneo, per capire le situazioni, e in queste, ovvio che sono sempre situazioni limite, però succedono, non è una cosa rarissima, quindi con un vari istantaneo si potrebbe districare tante matasse, insomma. Beh, basti pensare allo stile di lotta di John Jones, quante volte ha infilato dita negli occhi. Tanto no, John Jones proprio ora lo squalificherebbero, perché ora grazie a John Jones non si può proprio più stare con le mani protese in avanti, e lui proprio combatteva così. Esatto. Questa è la prima cosa che ormai ti dicono gli arbitri nel briefing. Scusa se ti interrompo Riccardo, vogliamo ringraziare Stead 88 per la subscribe di Twitch. Grazie Stead. Molto importante per noi. Allora, tornando a noi, Riccardo, un altro dei vostri atleti, ovvero Dylan Hazan, che anche lui match di altissimo livello, si è comportato benissimo, e volevamo chiederti come avete affrontato il camp di questo ragazzo. Allora guarda, prima ritorno un secondo a Martignoni, volevo dire che sì, è incredibile, lo stavo vedendo oggi dagli highlights che stiamo producendo, quanto lui riesca a riprodurre con talento le cose che si fanno in palestra all'interno dell'ottagono, e a volte riesca ad avere degli spunti, perché lui dopo il match ci dice io stavo pensando di fare quella cosa, è veramente un talento in questo, e quindi secondo me, mentre Dylan è un maestro nel mischiare la lotta, Miguel è veramente un maestro dello striking ed ha stravinto contro Amara Sigge, che non è l'ultimo arrivato, insomma ha vinto mi sembra un mondiale, un europeo IMAF, ha una grande carriera, è molto apprezzato e conosciuto ed è uno striker anch'esso. Dylan allo stesso modo, è un, diciamo, molto forte nella lotta, ed è una lotta che abbiamo sviluppato negli anni, perché non vi credete che basti prendere un liberista, lo porti in palestra e lo metti dentro una gabbia per fare dei match eccezionali di MMA, anzi ne vedo tantissimi che non riescono a collegare, non riescono a amalgamare
non riescono a gestire certe situazioni. No, a proposito di questo, Azan ha un curriculum molto particolare per il panorama italiano. Mi pare parta come greco-romanista addirittura. Sì, ha fatto sia greco-romana che libera. Poi in realtà le maggiori competizioni le ha svolte nella lotta libera. Anche judo poi ha fatto un po' tutto nella lotta. Però ripeto, questo è da monito a tutti quelli che pensano, e sicuramente il wrestling, poi io sono un amante del wrestling e soprattutto un amante della lotta a parete e un grande studioso di quella zona, che è un po' una zona ibrida. Non si credesse che prendi un liberista, un greco-romanista e lo porti nell'MMA così facilmente. È molto difficile, come ho detto ora, c'è tutto il gioco a parete, che è un gioco che va oltre la libera e la greco-romana, è tutto un altro tipo di lotta. È proprio la particolarità dell'MMA. Esatto, ci sta l'unione con il grappling con lo striking, anche per mischiare le entrate e tutto. È un lavoro un po' particolare, insomma, e non è così facile come si pensa, insomma. Certo, certo. Un po' alla Daniel Cormier, se permetti la citazione. Certo, certo. Due categorie di peso all'opposto, però. Assolutamente. Ma magari vorrà salire pure lui. Fino a là la vedo dura, però. No, guarda, cosa interessantissima quello che hai detto, anche perché, sai, dai tanti commenti che si sentono in Italia, pare che se si fa lotta libera siamo un passo avanti nell'MMA, invece non è assolutamente così, anzi, storicamente, guarda, l'MMA è stato così fino a... Da amante della lotta, sicuramente se si ha un background nella lotta libera si ha un bel vantaggio, però poi hai bisogno di un team, di una struttura, di un'idea, di tante cose dietro, insomma, se no si vedono tanti lottatori che non vanno così bene, non come dire, ma nemmeno come, anche ad alto livello, insomma. E quindi non è così facile, e soprattutto io ho anche un judoka, che ora è un periodo un po' di pausa, ma che è uno dei più forti che ho nella mia scuderia, e vi posso assicurare che anche se hai un background grande nel judo, sei veramente fortissimo. Khabib, Makaev sembrano quasi più judoka che liberisti, quindi non è proprio la lotta libera, è proprio il fatto di essere un lottatore che probabilmente ti dà un vantaggio. Esatto. Anche in termini atletici, soprattutto in termini di tenuta mentale, credo che duro come la lotta non ci sia nulla. Sì, tenuta mentale, tenuta atletica, forza fisica, sì. Resistenza, tutto, insomma. No, poi è pure vero che l'UFC, le MMA in generale, almeno negli ultimi 6-7 anni si sono evolute molto sotto questo punto di vista, proprio per andare a contrastare quelli che sono i punti di forza di un wrestler, di un grappler. Se pensiamo a come è evoluto il footwork dei vari striker per evitare il grappling o la lotta a parete, è molto interessante. Si è annullato quel certo potenziale vantaggio che potevano avere. Certo, certo, sicuramente. Però questo è sempre merito dei team e degli head coach che riescono a mettere in mezzo, riescono a comporre i vari pezzi del puzzle, perché è là che sì, esattamente. Soprattutto per ognuno ha bisogno di cose diverse poi alla fine, no? Quindi qua gestiamo, ovviamente, come molti altri team, degli striker, chi ha più spunti nello striking, chi ha più spunti nella lotta, in base ad ognuno uno deve cercare di indicargli una strada e di fargliela percorrere e di sviluppare le sue capacità. Certo, fondamentale, direi. Intanto ringraziamo Sha, che ha fatto una bella subscribe per 6 mesi. Grazie Sha. Scusami se ogni tanto ti interrompiamo. No, lo so anche con il manager dei ragazzi, che è Alex Dandi, che c'ha una trasmissione, non so se faccio pubblicità occulta o se è un vostro concorrente, ma comunque ho capito il sistema di... Ma magari fra un po', adesso no. Speriamo un giorno di riuscire. Ma neanche concorrente, magari competitors. Ecco. Competitor, esatto. Comunque so come funziona più o meno. Grazie. Perfetto. Va bene Riccardo, noi ti abbiamo fatto tante domande, abbiamo avuto delle bellissime risposte.
E quindi non lo so, se tu ti senti di voler aggiungere qualcosa, Sentiti libero. sentiti libero di farlo. Che devo aggiungere? Che il percorso è appena iniziato, ovviamente. Le ambizioni sono grandi, non sono queste, non sono di galleggiare in una comunque delle promotion più importanti d'Europa. Ce la metteremo tutta, ci stiamo mettendo tutta la vita, noi, chi lavora con me, il mio socio, loro come atleti fanno dei grandissimi sacrifici per niente ancora adesso, sono tutti investimenti, diciamo. Sia di sudore, di sangue, ma anche di tempo, di tutto, di tempo che si rosicchia alla famiglia, agli affetti, al divertimento e a tutto. Quindi io spero che il pubblico possa apprezzare tutto ciò, apprezzare la professionalità, a prescindere se si vince o se si perde, e niente, ce la metteremo tutta per arrivare più in alto possibile. E sicuramente ce la farete perché siete un team favoloso. E i vostri Grazie. ragazzi sono fortissimi, si vede che ci mettono tanto impegno, ci mettono il sudore e il sangue. Oltre a quello, avere un team di rilievo, di riferimento non solo a Roma ma anche in Italia è molto importante proprio per la crescita del movimento. Infatti, e voi è quello che Esatto. state E facendo. per noi ovviamente è molto più difficile, per noi, ma dico tutti italiani, è molto più difficile ovviamente rimanere ad alti livelli proprio per la scarsità di risorse, di sparring, di tutto. Quindi Ma purtroppo è un banalmente. lavoro enorme. Lorenzo, che è il mio socio, che ha grandi contatti in America, grandi amicizie, parla con i più forti allenatori del mondo americani, che per esempio nelle loro palestre hanno 100 atleti fra UFC e Bellator, tipo Harry Hooft, che gli dice: voi siete degli eroi. Lo stesso Hooft, che è uno degli allenatori più forti del mondo, gli dice: voi siete degli eroi perché fate delle cose che noi non facciamo, che io non farei a livello di tempo, di sacrificio, di tutto. Certo, ma Senza siete i ritorno, primi e soprattutto. siete anche gli unici forse in questo No, ma momento. credo che l'Italia sia l'unico paese al mondo dove un fighter professionista deve fare altri 4-5 lavori per campare. Cioè, Guarda, questa. purtroppo ti devo dire che anche in America a livello medio, anche in UFC c'è gente che fa altri lavori, vedi anche Miocic che ha fatto il pompiere fino a poco tempo fa, però in Italia particolarmente di più sicuramente. Beh, diciamo che vivere di MMA in Italia in questo momento è complicato, Ma non eh. solo di MMA, proprio se fai il combattente, il fighter, il lottatore, qualunque tipo di professione tu faccia in questo ambito, è molto molto difficile. Mi viene Ah, in certo. mente Blandamura. Blandamura è uno che è andato a fare mondiali, è un pugile riconosciuto e faceva il custode di uno stabile. Certo. Sì, anche il pugile, sicuramente gli sport da combattimento non sono proprio considerati, purtroppo. Ed è un peccato questo. Gran peccato. Sicuramente. Va bene, Riccardo. Allora, noi ti salutiamo qui. Ti ringraziamo Va bene. tantissimo per questa Grazie intervista mille. e per il tempo che ci hai dedicato. Grazie E a se voi, puoi ragazzi. tornare, sentiti libero, ritornare quando vuoi. Grazie Quando volete voi. Certo, c'è mille. problema. È stato un piacere averti conosciuto. Grazie, buon E lavoro, buona allora, giornata. buon lavoro Buon lavoro, buon e allenamento. guardia alta. Sempre, grazie. Ciao. Ciao, grazie Ciao, Riccardo. grazie. Piacevole, Molto molto piacevole. piacevole. Un ragazzo preparatissimo. Vogliamo venire a parlare un po' di questa card UFC che a mio avviso è stato noiosissima. Forse una delle card UFC più noiose che abbia mai visto. Sì, veramente non dico imbarazzante perché comunque qualche match di livello, qualche buono spunto c'è stato, però non. È stato difficile rimanere sveglio fino alle 4 di mattina per vedere Santos Walker, veramente non credo si possa dire quello che penso su Twitch. No, c'è stato qualche match che sì, possiamo dire noioso, ma di un buono spessore Un buon livello, tecnico. sì, sicuramente c'è un Kvyatko, è stato un match da ragionieri, ecco. Esatto. Jotko, quando si tratta di arrivare ai punti, c'ha pochi rivali. Cirunkov ci ha provato, ma io l'ho visto corto di fiato già a metà del secondo round. Sì, beh, sai. Ha tentato di impostare un po' il suo stile, ovvero la lotta. E Jotko ha Jotko difeso egregiamente. sì, Jotko è un ottimo
un ragioniere proprio dell'ottavo, no? Sta là, macina punti, macina punti, fatto i macina conti. Punti, certo. Non rischia molto, sicuramente non è un fighter eccitante da vedere, però molto molto preparato, e un buonissimo pugilato, un buono striking, e riesce così a portare a casa la pagnotta, però ecco, rispetto a quello che è la realtà UFC, dove viene premiata spesso e volentieri la prestazione e la spettacolarità della prestazione piuttosto che l'efficienza della prestazione, questa comunque è una cosa molto 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 sbagliata, anche perché poi porta a dei, come dire, piacevole, molto piacevole, ce la puoi ridire Rob per favore con la tua voce solenne? Piacevole, molto piacevole. Mamma mia, tocca passare cormo giovine da qua sotto dopo. Ci vuole un po' di charme a dire queste cose. A voglia, con lo charme, con questa camicetta rosa poi. che avete da dire con la mia camicetta rosa? Ah, niente, vi sta molto molto bene. Grazie ragazzi. Comunque dicevamo, in UFC spesso e volentieri viene premiata la spettacolarità della prestazione piuttosto che poi l'efficacia e l'efficienza della, della prestazione stessa. Penso a Holland di Chirico, giusto per dire il primo match che mi viene in mente riguardo a questa questione, per fare il nome di un nostro connazionale. Hai tanti fighter con un pessimo record in UFC che vengono continuamente risegnati per i più svariati motivi. Uno è Tavoletta Cowboy, certo, con tutto il bene che continua ad essere segnato, perché comunque è uno che ti riempie bene o male i palazzetti. O anche un fighter che a me piace molto, però che effettivamente sta andando molto male, che è Justin Tafa, nei pesi massimi, sempre scuola Mark Hunt, Tai Tuivasa, quella che è la nuova scuola neozelandese, se samoana neozelandese, se vogliamo definirla così. Però è un pugile molto spettacolare, è un fighter molto spettacolare che non arretra mai, va a scambiare a viso aperto, e per questo viene non continuamente segnato, però sicuramente c'è un occhio di riguardo rispetto a questi tipi di combattenti. Certo, ma questo è anche un po' nelle nuove politiche forse di Dana White, cercare il fighter, come si può dire, che gli fa il teatrino, potrebbe essere una giusta, sì, affermazione. Sì, sì, però io non credo che sia una questione propriamente di Dana White, come piuttosto il fatto che negli Stati Uniti vogliono uno spettacolo fondamentalmente, cioè si casano sull'entertainment, cioè se pensi a quella che è, a quelli che sono i loro lasciti culturali, che possiamo metterci tranquillamente il wrestling come forma d'arte non inventata, perché viene dal puro resu, viene dalla luce libre, viene da tutta un'altra cosa, ma portata a questi livelli è una delle loro forme d'arte insieme al fumetto, certo. se vogliamo Beh, dire basti così. Pensare quanto è importante a livello di college la lotta libera. Sì, a livello, ma tu pensa, cioè, banalmente, che loro a livello di college hanno uno stile loro, il folk style è diverso dalla libera, il folk style, certo, dalla greco-romana. Hanno una grossa passione per la lotta, sempre, proprio per il grappling puro. Se pensiamo anche, cioè, Gordon Ryan, mostro e tutto quanto, però oggettivamente se tu vai a vedere un match di grappling no gi, tu che non hai un occhio tecnico, non è noioso, ma più che noioso, dici, ma più che altro non riesci a capire quello che stanno facendo, esatto. ti perdi le varie fasi della lotta, ti perdi, però a loro piace perché c'è Ryan che fa il teatrino, c'è Ryan che è molto attivo sui social e flamma chiunque gli passi sotto mano. Esattamente, e non solo. La cosa divertente riguardo Ryan è che non flamma solo lui. No, tutti i suoi follower poi cominciano a flammare. Sì, flamma chiunque, flamma chiunque. È un gran, come si dice, un gran profilo Instagram. Spettacolare. Una grande star dell'Instagram, oltre che essere probabilmente più grande atleta di sempre nel grappling. Beh, in questo momento è indubbiamente il più forte che ci sia. Io se penso a Nogi non c'è niente, cioè non c'è nulla che gli si sia manco avvicinato, ha battuto tutti. Beh, sono curioso di vedere un match tra i due, perché anche Andrea Galvao ha fatto tanto, è un match da cui Galvao sta scappando. Giusy Galvao. Andrea Galvao. Giusy Galvao. Giusy Galvao. Dopo... Beh, quel fisico là è, diciamola tutta, se parliamo di jiu-jitsu competitivo sono pochi gli atleti
Io che non si questo bombano. ne so poco, ne sai sicuramente molto più te, ma è un problema a livello di antidoping, che ci sono mancanze di controlli o altro? Ah, i controlli nel jiu-jitsu sportivo sono pochissimi, se non nulli, ed è risaputo e certo che tutti gli atleti di altissimo livello fanno uso di steroidei, se si può dire così. Tutti, non ce n'è Ah, uno. è come quando si Anzi, proprio parlando del mitico Gordon Ryan, lui neanche lo nasconde, No, no, lui l'ha eh. Su detto Instagram ha detto: voi pacificamente. ringraziate, voi brasiliani ringraziate il vostro Dio, io ringrazio il mio. Ha fatto vedere le siringhe, per cui di cosa stiamo No, parlando? è una situazione molto simile poi a quella che era nel pallone fino agli anni Ottanta. Io mi ricordo, venne Mennea a fare una conferenza a scuola quando stava a scuola e ci raccontò questo aneddoto che fondamentalmente quando il respiratore per l'asma è stato dichiarato come sostanza dopante perché effettivamente riapre i polmoni da giorno all'altro tutti i cacciatori di Serie A si sono fatti la prescrizione per l'asma. Come Craig Hardy Ah, vabbè, per rimanere in tema Greg MMA, Hardy è no? stato un po' troppo Esplicito. esplicito. Comunque, tornando a noi, vogliamo parlare della card. Sicuramente, non lo so, io vorrei spendere inizialmente due parole per Marreta contro Walker. Potenzialmente era un match da fuoco d'artificio. Anche Marreta viene da tre sconfitte, una non peggio dell'altra, però sicuramente tre brutte sconfitte. Viene da un infortunio molto grosso durante il match contro John Jones. Gravissimo, tra l'altro, Che si era fatto? crociato Il ginocchio. anteriore, Una cosetta da una cosetta, niente, su. un infortunio terribile. Posso, se possiamo spezzare una lancia in favore di Marreta, tutte e tre le sue sconfitte Ci in sarà questo, mai uno, scusami se ti ci sarà mai interrompo, uno uno? come o più forte di Khabib? Beh, Makhachev probabilmente è già più forte di Khabib. Makhachev Mi dispiace dirlo perché è sulla giusta strada, io sì. adoro Khabib, adoro quello che ha fatto, però ci sono una serie di what if o di cose comunque che non sono state risolte durante la carriera di Khabib che purtroppo secondo me continuerà a portare sempre appresso e non potrà mai essere definito all'unanimità come Il il GOAT. GOAT, the greatest of all time dell'MMA. Banalmente, Purtroppo solo tre difese titolate. È questo tre il difese problema. titolate e un record comunque un pochino costruito prima dell'arrivo in MMA, un match contro Gaëtan Tebau che ha vinto ma non ha vinto, se possiamo dirlo. Gaëtan Sì. Tebau è l'unico che è riuscito a porre un argine al wrestling di Khabib, che ragazzi è comunque, ecco, se vogliamo parlare del più forte wrestler mai entrato in un ottagono, assolutamente sì. Non vedo Il nessuno, sambo di Khabib applicato ma non solo il all'MMA sambo, Riccardo come diceva prima. Riccardo. Il padre, Abdulmanap Nurmagomedov, Admetlo Ullah. è stato un maestro internazionale di judo, è stato l'allenatore Della è stato nazionale un allenatore russa. della nazionale russa, uomo adorato da Vladimir Putin, Sì. cioè, è stato uno sportivo di primissimo livello. Sì, Makhachev è allenato da Khabib. C'è una parte molto interessante nell'ultimo match di Makhachev in cui si sente all'angolo Khabib che gli dice non restare in piedi perché Makhachev aveva impostato invece un ottimo match sullo striking in cui gli dice non restare in piedi, non restare in piedi, segui il piano, follow father's plan, cioè il piano del padre. Infatti qualsiasi match di Khabib come qualsiasi match di Makhachev sono impostati quasi in fotocopia e la cosa assurda è che nessuno riesce a porre un argine, cioè, Bravo, è quello che volevo dire io. citando quello che dissero su Totti tanto tempo fa, tu sai perfettamente quello che sta per fare, ma tanto lui lo fa comunque. Non Esatto. hai modo Tutti di. sanno che Khabib vuole accorciare le distanze. Piatta una gamba, appoggiata alla parete e poi spinge. Esatto. Spinge, spinge, E spinge nessuno è come un mai riuscito a pazzo. fare niente. Tanto che in una conferenza stampa Gaethje lo disse proprio, io so che se giro in quella parte dell'angolo dell'ottagono, Khabib mi porta a parete e mi sventra, io devo Esatto. riuscire a non fare quello. Lui lo sapeva, ma comunque sia. Buonasera Comunque non ci ha riuscito. a te, Kinder Maxi. Ciao Vinder Maxi.
E comunque non ci è riuscito, nessuno ci è riuscito. E poi parliamo di cosa è successo a tutti i fighter dopo aver incrociato lo... Carriera finita. o comunque È ridimensionati. uno che ti rompe mentalmente. Non, cioè, il caso più eclatante è McGregor, naturalmente, ma cioè, se Ma non vogliamo anche non vogliamo toccare McGregor, Rafael Dos Anjos. Dos Anjos, Aliyah Quinta, Ferguson, Aliyah Quinta è sparito dopo. Ma che comunque non ringraziarsi ci ha mai Dio. combattuto. Ferguson è uscito massacrato dalla guerra di testa con Khabib. Sì. Cioè, Ferguson ormai purtroppo il cucù è un ex fighter, ha un cuore infinito, un mento ancora infinito, ma le ultime due prestazioni contro Oliveira e Darius sono state imbarazzanti. Le ultime due prestazioni contro Oliveira Gaethje, non Darius. no, poi l'ultimo match l'ha fatto bene il Darius Ferguson, ha perso per Unanimous, è riuscito a tenere per una buona minutata una leva alla caviglia. Sai che non me lo ricordo questo? Io sì, purtroppo. Ha preso Io mi sberle. ricordo Gaethje Oliveira gli ultimi due No, match. Gaethje l'ha sfondato. Gaethje, ecco, è quello che forse gli ha cambiato la carriera. Sì, gli ha E proprio anche riconnotati. sì, è cambiato tutto. Oliveira pure. Oliveira si è guadagnato bene in che senso, scusami, dopo che Khabib sono finiti? I lottatori, i dagestani non sono No, finiti, anzi. lui diceva, ho capito, dopo che, perché dopo i match i lottatori sono Ah, finiti? ok, scusami. Perché Khabib li distrugge Li talmente bullizza. tanto, sia fisicamente sia psicologicamente, che per i lottatori rientrare nell'ottagono dopo aver combattuto con Khabib è difficile. È difficile, rimangono toccati, ecco, Sì, da un match col perdono Daghestano. certezze. Cioè, avere un fighter davanti che non è che è preparato al tuo gioco, lui semplicemente fa il suo ed evita che tu faccia il tuo e tu perdi certezze. È un po' come la Shevchenko, quello che dice Valentina Shevchenko, dove tutti salgono con un piano, sì, e poi tanto il piano se ne va. Ma come diceva Mike Tyson, tutti hanno un piano, fino a che non prendono un pugno in faccia. Fino a che non gli doppia gancio al corpo e montante, boom, Esatto. decapitato. Makachev, ultimo incontro. Allora, fammi riflettere un Sai, non mi secondo. ricordo, aveva un nome non piccolo, cioè un medio nome, però non ricordo al Allora, ti posso momento. dire che aveva un match importantissimo contro Rafael Dos Anjos che è Che è saltato saltato ed è per un... subentrato da Nuker. Pazzo curioso. Esatto, Dan Hooker che veramente Pazzo ha curioso, un dimostrato di selvaggio avere... incredibile, ragazzi. Mi piace da morire. Adesso ci penso comunque, te lo dirò perché ce l'ho qua il Cioè, match, ricordiamo l'ultimo che match di The Makachev. Nuker ha combattuto nell'ultima card numerata, quindi si sta parlando di un paio di settimane fa, neanche. Ha sostenuto 5 round e ha sostenuto 5 round, scusate, 3 round contro comunque un atleta solido come l'afgano, di cui adesso non mi ricordo il nome. Un atleta molto solido è uscito e è saltato Dos Anjos, citando un infortunio, e lui ha detto: che problema c'è? A meno Entro di un mese io, a dall'ultimo meno di un mese match. dall'ultimo match, tra l'altro con una politica sull'immigrazione, sulla fuoriuscita e rientro in Australia, che fondamentalmente probabilmente lo terrà fuori per almeno altri 2 mesi, senza poter tornare a casa. Tanto tanto cuore, veramente. Spero che vada bene, ma non. Anzi, spero in un bel match, mettiamola così. Spero sicuramente in un bel match. E non so perché ti pare sotto questo punto di vista. Beh, io mi devo spostare dalla parte del lottatore, quindi Lo so, lo so, ti lo farò so. Makaev. Oh, uno dei fight più importanti che ha fatto Makaev. È una domanda interessante questa, adesso te lo dico Ci subito. permettere un attimo di controllare? Intanto. Beh, un bel Ah, match. c'ha una bella vittoria contro Tsarukyan, scuola armena. Ha battuto Gason Thibaut per KO, che era quello che aveva messo in seria difficoltà Khabib.
No, diciamo che allora c'è una questione rispetto agli atleti dakistani. Spesso e volentieri gli altri fighter tendono a, in inglese si dice duck, l'avversario, a evitarlo perché fanno paura, ma è stata la storia anche della carriera di Khabib. Sì, ha perso una volta per KO, Contro Brandao, sì, mi se non mi sembra o ricordo il primo o il male. secondo match in UFC. La questione è che questi atleti spaventano la divisione. Sì, spaventano la divisione perché c'è quest'alone di C'è potenza questo alone di potenza, sono un che gruppo aleggia su molto. di loro. Sono Esatto, sono un coesi. gruppo ipercoeso. C'hanno comunque. È brutto da dire, però la questione religiosa e culturale è molto importante. Loro è come se fosse. Fondamentalmente, se si può fare un'ipersemplificazione, loro la stanno vedendo come una sorta di guerra fredda, in cui arrivano, conquistano tutto quello che c'è da conquistare e fanno il loro statement. Khabib stesso era un fighter che non era molto amato da White all'inizio. No, perché White lo giudicava noioso. Esatto, White lo giudicava noioso, poi quando effettivamente ha iniziato a demolire chiunque gli si parasse davanti e demolire poi, tornando a quello che dicevi te, che tutti i fighter escono Ridimensionati. ridimensionati dopo un match con Khabib. Khabib parla dentro la gabbia e non è che Sì. Sì, parla come Holland, per dirne uno. Khabib parla per mettere sotto pressione io ti sto per l'avversario. ammazzare. Com'è successo a Chi era contro Michael Johnson? Michael Contro Johnson? Michael Johnson, che gli chiedeva tu devi battere perché non penso che io debba diventare campione del mondo. Devo E combattere mentre per il titolo, boom, arrenditi, e nel frattempo lo boom, boom. ammazza e poi lo sottomette. Ci ha messo Nel 7 anni frattempo per far capire. lo martellava veramente. Capite a Twitch che non sono. Darius. Darius vs Ferguson, ricordava bene? Ok. Non Ciao Rob, come stai? Ferguson non ha battuto un headlock chiuso. Ah, giusto! Che cosa mi hai ricordato? Bravo Robby. Innanzitutto grande Robby che ci Grande segui, Rob. grazie. Ricordiamo, Rob è forse. È quello che bullizza sempre Roberto Pulito, invece è Esatto. l'altro Roberto, È l'altra l'altro faccia del Roberto. Roberto della palestra, quello forte. Direi anche quello bello, forse. No, quello bello sono io, mi dispiace Robby, ma questo primato me lo tengo, almeno uno lasciamelo. Che cosa volevo dirvi? Tornando un attimo, abbiamo spaziato tantissimo. Sì, io vorrei tornare un attimo in linea e chiedere alla regia se può mandare la clip sul match con Kevin Holland. Ok. Kevin Holland, eccolo Ok. qua. Allora, cosa è Allora, successo ok, a una Kevin piccola introduzione Holland? su quello che è successo a Kevin Holland. Holland rientra in gabbia dopo due brutte sconfitte contro Vettori e contro Derek Brunson. Sì. Rientra in gabbia contro un fighter poco quotato, il fratello di quel Chris Daukaus che sta facendo il panico nei pesi massimi, a cui è appena stato bucato un super match contro Con Derrick Lewis, Lewis, che non vedo l'ora. potrebbe mandarlo definitivamente in top 10, se non forse anche un pochino più Secondo me alto. pure. Forse arriva in top 5 con un match del genere. Se vince contro Derrick Lewis, sì. E poi lo voglio vedere, l'ho già detto in trasmissione l'altra volta, lo voglio vedere contro Aspinall Aspinall. secondo me si prende Blades. Curtis Blaydes, Segna dici, queste eh? cose. Se prende o Blitz o Rosenstruck. Mamma mia, questi pesi massimi che stanno tornando finalmente al loro vecchio I splendore, big boy, quanto mi raga, i big fomentano. boy sono sempre belli da vedere. Comunque, Madonna. tornando ad Holland rientra in gabbia, inizia un match impostato sullo striking, tra l'altro molto buono. Ci sono però un paio di cose da far vedere. Intanto, il modo in cui possiamo dire finisce il match. Allora, ricollegandoci a quello che abbiamo detto prima, questo match finisce in teoria per un KO, anzi per una submission. Ok? Allora, ricordiamo che l'arbitro nell'MMA, una volta che decreta qualcosa, fine, è decretata. Mi viene in mente Ben Askren contro Robbie Lawler, Esatto, che Robbie Lawler non. che Ardeen pensava che fosse svenuto, invece era perfettamente sano come un pesce. E c'è tutto quel siparietto dopo in cui glielo dice: scusa, pensavo avessi battuto, però là non è che puoi far riprendere il match perché la decisione è stata presa. Esatto. E per come la vedo io, è stata la stessa cosa che è successa qua. Nel senso, era Werner Herzog l'arbitro, mi sembra. Mi sembra anche a me. Herzog prende una brutta decisione. Nel senso, succede questo.
Andiamo VIP. Un altro a sinistra. Riguardiamola adesso, lo vedete a replay. Boom, boom. Testata. Succede questo, se vedete, se vedete il buon Holland ha gli occhi rigirati, come si suol dire. Si può rimandare? Possibile rimandarla? Questo è il nostro carissimo YouTube che ci... Eccolo là, vai. Ok. Innanzitutto guardate la velocità di Holland, esatto. Boom. Qua, raga, qua questa è una capocciata sul temporale o sulla tempia, come esatto. Si può dire. Questa è una, guardate gli occhi, non ci stanno, ciao, lucine spente. Ah, questa è una pessima chiamata da parte dell'arbitro, una pessima chiamata che poi da parte era dell'arbitro. Lì. Era un esatto, passo da lì. Era un passo. Una pessima chiamata da parte dell'arbitro per tutta una serie di motivi. Uno, c'è stata una testata, quindi tu vedi una testata del genere, il match comunque lo devi un attimo fermare. E chiedere a Holland se ce la fa. Non lo so, quello poi dipende, nel senso, però una testata del genere il match lo fermi. Comunque è un colpo irregolare. Esatto. Due, Holland, come dicevamo per Arbeck la settimana scorsa, va giù a braccia stese, nessuno in casa. Però lo sai qual è la cosa che secondo me ha falsato? Sì, lo so che mi stai per dire, il fatto che Holland si sia ripreso e abbia cominciato e abbia subito continuato a lottare. Ma infatti poi diciamo che l'errore, quello che è successo è un macro errore, quello che ti dicevo fino ad adesso. Quello dopo è un errore gigantesco invece, perché l'arbitro vede Holland che si riprende e decide di far continuare il match. Nel momento in cui tu decidi di far continuare il match, vuol dire che quella testata non la puoi più contare, non la puoi più... Non deve essere più considerata. Considerata, anche perché non... E Holland poi non va giù su questo grand impound. No, no, viene finalizzato. Holland non va giù su questo grand impound. Possiamo vedere altri clip, no? Allora... 1.41. Vabbè, riassumendo in breve quello che è successo, dopo la testata, Kevin Holland si rialza, continua a combattere. Ha continuato a combattere, ma cioè, tra la testata e la finalizzazione sarà passato quasi un minuto. Quasi un minuto. Quasi un minuto. Holland, tra l'altro, io qua vorrei spendere due parole con te. E nel video, quello che avevo selezionato, c'era la parte in cui Daukas prende una mezza Nelson per sì, esatto. Ok, prende una mezza Nelson. Io Holland non capisco, in quanto ha fatto due match contro due top della divisione, che sono, come abbiamo detto, Holland e Vettori. Sono due wrestler di elite assoluta. sì, poi giusto, poi perché noi ci ricordiamo sempre, ricordiamo che questo programma si chiama MMA Lunch e quindi noi ci riserviamo il diritto di mangiare quando ci pare, visto che siamo affamati, quindi tra un po' ci vedrete assaltare famelicamente. Non farevi tanti problemi. È che siamo molto presi da questa discussione, quindi la voglio chiudere e voglio dire sì, Holland ha avuto... A me quello che fa che non capisco è il fatto che Daukas è un wrestler inferiore rispetto a questi due citati. Sì. Non ha fatto mezza cosa, non ha portato mezzo accorgimento per poter evitare un wrestling. No, ma qualcosa l'ha fatto. Ha cominciato a dire a Daniel Cormier sono migliorato. Sì. Comunque detto, tornando poi a come ha perso il match, appunto, perché si riallaccia a questo fatto del difesa dal wrestling completamente inesistente, cioè, ha preso uno strangolamento da in piedi. Sì, stava rischiando. Allora, innanzitutto a parete ha messo lui la testa nei punti sbagliati per difendere quello che stava succedendo. Si è preso un controllo che è una mezza Nelson, che poi se Daukas si fosse svegliato avrebbe potuto finalizzarlo anche in quel momento, senza problemi, spingendo con la spalla.
Sì, poteva tranquillamente farlo. E quindi a questo punto mi viene da chiedere, ma Kevin Holland cosa ha deciso? Perché noi non ci stiamo rendendo conto che più va avanti, più questa grossa pecca, questa sua grossa falla nel suo modo di lottare viene a galla, più tutti i suoi avversari tenteranno di fare quello. Ma se pensi al match di Vettori contro Vettori, è vero che l'ha preso in short notice, è vero tutta una serie di cose, ma è stata fondamentalmente una fotocopia del match contro Brunson. Sì. Non ha... Anzi, diciamo una cosa, Vettori è stato più bravo di Brunson, anche perché ricordiamo che in quel match Vettori ha fatto il record della divisione per takedown portati a segno e il record di gestione al suolo di un avversario. Non so se quanto sia un record da poter portare in alto, ecco, soprattutto contro Holland. Contro Holland, con tutto il bene. Assalto i cannelloni anch'io. Gli vogliamo tanto bene a Marvin, ricordiamolo sempre. Sì, sì, ricordiamo che ogni nostro portabandiera per noi è il numero uno, esatto. Non c'è niente da fare. Siamo un po' nazionalisti e campanilisti sì, in questo, sì, ragazzi, sì. Spero che ci scuserete. Comunque. Però... una volta avendo citato questo, diciamo che secondo me il match non doveva essere un no contest. No, assolutamente no, nel senso... O interrompi prima... Esattamente, non viene chiamato lo stop subito dopo la testata e si è vista, cioè nel senso sono riusciti a accorgersene anche i commentatori che stavano nell'angolo esatto. Dietro e se ne sono accorti subito. A meno che, come diceva Riccardo prima, si inserisca questa sorta di VAR... È successo qualcosa che non ho capito. Ma io sono d'accordo su questo, però la questione è che una roba del genere va introdotta in regolamento. E nel momento in cui c'hai un regolamento che ti dice delle cose precise e tu hai fatto un errore, è come quando a pallone dicono ti danno un rigore che non c'è sta perché 10 minuti prima non te l'hanno dato uno che c'è stava. Non esiste la compensazione. E non deve esistere. Non deve esistere la compensazione. E la cosa più grave di tutte in tutta questa storia, secondo me, è Herb Dean, che è il capo degli arbitri, che si sente bene dirgli: se tu non te la senti, if you're not okay with this, call a no contest. Quello è un errore gigantesco. Io spero che vengano prese delle... come si dice? Delle... misure. Delle misure. Delle contromisure. Questa cosa di pranzare in live è molto talentiniana, magari avesse sordi sua. Magari. La prossima volta ci abbiamo dato Tarantino che ci fa regia. Sarebbe bellissimo. No, sei un po' preso a male il regista, scusa. Ti vogliamo bene, Micio. Non vorremmo nessuno in regia che non fosse Mattia Mingione. Mi sento di darti di essere d'accordo con te. Dunque... sì, Holland comunque regate fa un pochino di più perché non... Ma ti posso dire una cosa, ma chi se ne frega di Holland? Io lo sportivamente, così il direttore non mi dice niente, io sportivamente Holland lo odio. È una persona che non... per l'amor di Dio, ottimo striking, ma non sei un atleta di MMA in questo momento. Sono d'accordo, infatti è questo quello che ti volevo portare. Però Holland, ritornando a quello che dicevamo prima, è uno che fa girasoldi. Quindi è uno che fondamentalmente in UFC è difficile che verrà tagliato. È molto difficile che verrà tagliato a meno che non in aneli 4-5 sconfitte, una più brutta delle altre. Siamo già alla terza, eh? E questa non è una sconfitta. Per record questa non è una sconfitta. Per record questa non è sconfitta. E questo ci porta a pensare un'altra cosa. Che non so se dirla o non dirla, ma a questo punto, questo no contest, come lo giudichi? Lo giudichi perché il signor Dana White ha detto no? No, assolutamente no, non lo giudico per quello. Non è la prima volta in cui ci vengono chiamati no contest strani. Assolutamente no. Non è la prima volta in cui vengono chiamati no contest strani. Semplicemente, secondo me, manca un pochino di... cioè, le regole non sono precise, sono troppo... in alcuni casi diventano troppo a libera interpretazione. È pure vero che una cosa del genere... io sinceramente non me la ricordo, cioè andare KO pena testata così e non chiamata e poi continuare credo sia la prima volta nella storia dell'UFC. Sicuramente è successo un paio di volte con ghigliottine e poi slam,
pensiamo a Hughes contro Carl Newton, proprio citando la un match storico nell'MMA in cui Hughes era svenuto e svenendo però slammato Newton, e Newton muore, poverino, e Hughes in quei 5 secondi riesce a riprendere vita e dire ah, no, ho vinto io. Quando... io me lo ricordo benissimo. Oppure c'è stato un altro match, non mi ricordo quale, double leg. Nel portare il double leg, il ragazzo che lo porta, boom, da una capocciata e sviene, e il tizio che ha ricevuto il double leg pure sviene, perché non mi ricordo adesso però chi erano i protagonisti, sì, ogni di questo tanto fantastico siparietto. Ogni tanto succedono alcune cose incredibili, veramente strane per distrane. Io vorrei spendere anche due parole in un altro dei pochi match che mi è piaciuto all'interno di questa card, è per Alexander the Great Hernandez. Hernandez, che c'è da dire? Ragazzetto, senza paura. Senza paura, va là, mani molto pesanti, non bello, non particolarmente bello da vedere, però super efficace. Come si direbbe in gergo, un brawler. Esatto, ce l'abbiamo qua. E come ti dicevo stamattina, facciamo ripartire la grip. La facciamo ripartire, ma mi ha ricordato tantissimo il buon vecchio leggendario Chuck Liddell. In questa sua clip, sì. Come potete vedere, non ha paura di scambiare. Boom, gli ha tirato un destro in faccia. L'arbitro, giustamente, ecco, basta. Questo è un arbitro che interviene bene nel momento giusto. Guardiamo un altro, ragazzi. Tra poco, penso che la fate a rivederla. Boom. Destro, sinistro, fino a quasi difende. Fino a quasi difende. Sinistro, destro. E ecco, boom. Ecco, cioè, è andato giù come boom. Mani aperte. Qua l'arbitro è bravissimo. Anche perché dobbiamo ricordarci, sì, qua l'arbitro è lì non solo per decretare un vincitore, ma è per salvaguardare l'atleta. Ricordiamocelo sempre. Esatto. Ricordiamoci sempre che nei primissimi eventi UFC, Big John McCarthy era ma Big John McCarthy è lo stesso che ha detto non, cioè l'unica sconfitta di John Jones riportata per squalifica e per sono per quelle comitate ascendenti, sì, che è una regola che ha voluto Big John McCarthy. Ma Big John McCarthy è stato il colui che ha scritto il primo regolamento, sì. Anche perché, come ti volevo dire all'inizio, lui era lì ma non poteva fare nulla, non poteva stoppare, non poteva, era lì semplicemente per... Non so neanche come dirlo, non c'era un motivo per cui lui fosse ma per evitare era una figura. Morsi, per evitare i colpi bassi. I colpi bassi nei primi eventi UFC erano leciti. Solo i morsi, mi sa che erano. Forse solo potevano i morsi. Potevano mettere le dita negli occhi, potevano fare tantissime cose che adesso. O comunque per chiamare uno stop, nel senso, io da quello che mi ricordo che ho visto. Perché l'avversario poteva arrendersi. Esatto, lo stop comunque veniva chiamato se. Sì. Cioè, penso a Gary Goodridge che prende in crocifisso quell'altro povero cristiano che non mi ricordo chi sia, inizia a tempestarlo di gomitate in faccia. Non lo ricordo benissimo. Arriva l'arbitro e dice no, basta. Però quello già erano sì i primi eventi UFC, ma il regolamento era già stato scritto da appunto Big John. Ovviamente UFC non te li so classificare, purtroppo, cioè nel senso è una cosa veramente violenza. Sì. Era... Possiamo fare una parte live parlando ancora così. I primi eventi UFC erano confronti interstile, lo ricordo per chi ci sta seguendo. Mani nude. Con guantino, una roba nessuna strana, categoria, ragazzi, di peso e nessuna regola. Tranne appunto i morsi. Cioè i round da mezz'ora, una cosa proprio strana. Cioè, era fondamentalmente, regà, vabbè, voi entrate qua nella gabbia, ve menate, ve diamo due sordi, ve cercate di non morire magari. Sì, magari vi compriamo un panino e una Coca-Cola a fine match, se siete bravi, è il premio bonus, no? Come si è voluto. E questo però non... c'è stata sicuramente una grossa evoluzione. C'è stata una grossa evoluzione che però al momento le regole vanno un pochino riviste, penso... c'è una grossa differenza poi fra quelle che sono anche le promozioni asiatiche e le promozioni occidentali, dove nelle promozioni asiatiche tutta una serie di colpi, di strikes sono ancora consentiti, tipo il soccer kick o comunque le ginocchiate. Allora, soccer kick credo di no. No, anche il soccer kick. In one possono dare le ginocchiate da ogni posizione,
Ti, faccia, ti posso dire una cosa, per me ci sta, nel senso un colpo come un altro, non è che prende grande impound per 2 minuti sia meglio di prendere un calcione in bocca e te spegne, anzi forse 10 volte meglio il calcione in bocca e te spegne piuttosto che prendere 2 minuti di grande impound come se l'è preso Ortega con Volkanovski. Ah guarda, non c'è ombra di dubbio su questo. Io credo che se parliamo della salute dell'atleta è meglio un colpo che ti spegne che 10 colpi che non ti spengono, ma dati esatto, con una certa che poi cadenza. È un pochino la differenza che ci sta, cioè io penso sempre alla box. La box ci sono tanti morti, c'è cioè, tanta gente poi che sta molto più male rispetto a quelle che praticano MMA, anche se... Intanto saluto Francesco Moretta e poi mi sembra un tantinello presto ancora Fra per lo shortino. Non mi dare queste idee che poi rovino la trasmissione. Le nostre tazze sono vuote, almeno la mia. Oppure un giorno metterò una tazza e voi non saprete quello che c'è dentro, ma in realtà potrebbe essere whisky. Ma basta che non sia quello di McGregor, poi va benissimo tutto. Esatto, mi sa che fa pure schifo. Dicono che non sia questo gran whisky. Whisky irlandese, così, scotch, io so da scotch. Comunque dicevamo, facendo un paragone con quello che è il pugilato, la questione di avere dei guanti molto più grossi è un pericolo per la salute dell'atleta, perché naturalmente avere i tagli, per carità, questo proteggi sì. Le mani, proteggi le mani, questo sì, ma per non carità. Proteggi le commozioni però, cerebrali. Esatto, cioè prendere, poi altro problema del pugilato gigantesco è la durata. Cioè, se tu pensi che i match per il titolo sono 12 round da 3 minuti l'uno, sono 36 minuti in cui, e questo ve l'assicuro, chiunque cominci a fare box a colpire il corpo ci arriva dopo. È un è un corollario. Qualunque vuole essere box ti insegnano a colpi in testa. Come prima cosa, dopo un po' arrivi e ti iniziano a spiegare qualche combinazione al corpo, qualche cosa e niente. Però inizialmente per un paio d'anni è, raga, colpite in testa, ma molto semplicemente perché nel dilettantismo i colpi al corpo non si contano. Fanno male, fanno malissimo, per carità, ma non si contano. Magari creano il pertugio. Sì, le puoi usare, come ti dicevo, lo puoi usare come corollario. Grazie mille. Lo puoi usare come corollario, però non è una cosa che ti abitano a fare, è una cosa a cui arrivi dopo che sei un atleta già evoluto. E questo continuo prendersi a cazzotti in faccia per, ripeto, 36 minuti. Cioè, 36 minuti siamo 11 minuti oltre la durata di un match titolato in UFC, in cui c'hai anche fasi di lotta, in cui per forza di cose scarichi meno colpi. Non che sia meno dura, anzi, cioè molto più dura la lotta, però non scarichi i compi, non c'è uno stringing effettivo, a meno che non entri in grand impound. Una volta entri in grand impound, di solito quando si comincia a scaricare il grand impound, tempo 3-4 colpi portati, puliti, entrati. Un vero grand impound alla si chiama lo stop, esatto. E il fatto di avere anche il guantino piccolo, da un lato vuol dire che sprigioni molto più potenza, è vero, però è meglio spegnersi. Guarda, questo, io sono un grandissimo sostenitore di questo, tanto che, come parlavamo tempo fa, io credo che il Bear la BKFC molto interessante, oltre a essere molto interessante, potrebbe essere un modo di salvaguardare i pugili. No, io infatti, guarda, mi sono scordato, ma volevo chiederlo a Riccardo che cosa ne pensasse di questa cosa, cioè l'idea magari di farli combattere anche agli atleti di MMA a mani nude con i bendaggi come in BK, perché cioè il guantino è limitante, ma è limitante perché questa cosa delle ditate purtroppo spesso e volentieri non è volontaria, cioè non è Jones che teneva la guardia così e magari manco se tagliava le unghie. Per chi non lo sapesse, il BKFC, ovvero il Bare Knuckle Fight, Bare Knuckle Fighting Championship, è una promotion di box a mani nude. A me piace tantissimo, è vero che è un pochino sanguinolenta, perché non avendo appunto i guantoni, è molto sanguinolenta, la gente si taglia, si apre e le mani si rovinano tanto perché sì, non sono protette. Ma c'è stata la foto della Panzante dopo il suo match col...
ci si può cercare questa foto? Page Van Zant, hands, metti hands, mani. Mani completamente rosse. Viola. Sì, sì, sì. Tra l'altro un match, bel match. Quello con Loss Rage, gran bel match. Sì, secondo me in questa promotion si apprezza molto di più il pugilato. Esatto, la vera ma c'è una differenza sostanziale, nel senso vengono portati pochi colpi, i colpi vengono pensati e quando entri non c'è il colpo singolo, c'è solo combinazione. Quando entri devi sparare una combinazione, perché altrimenti non... ecco, esatto, qua possiamo vedere le mani da buona Page Van Zant. Non è molto educata, sì, non è granché educata, però potete vedere però che bel colore delle mani, che è intinta col piumone là dietro. Che, sicuramente non sono fratturate. No, fratturate no, non mi sembrano, però belle contuse, sì. Del liquido intracapsulare. E questo ne sai molto più tu. Sicuramente c'è in questa. Io posso dirti se c'ho il tiro qua, dico ok, forse, forse è rotto, non di più. Sì, glielo volevo chiedere a Riccardo, però non lo so. Beh, sarebbe stato, vabbè, non mancheranno le occasioni. Sì, sì, nel senso, perché se l'idea è andare a proteggere l'atleta. Ritorniamo a un fatto che dicevo già la volta scorsa, sono comunque, nonostante io ami questo sport, ami in generale le arti marziali, gli sport da combattimento, sono atleti che decidono di entrare in una gabbia, entrare in un ring, entrare su un tatami, così con lo scopo di sopraffare un'altra persona che avrà il suo stesso identico scopo. Quindi finché si tratta di, come dire, integrità e salute dell'atleta, perché sta ricevendo una punizione eccessiva tra virgolette, io quello sono d'accordissimo. Però sulla questione di no, me devo mettere guanti da 12 once perché se no me si sfondano le mani, no, cioè nel senso la vedo anzi come un non pensare in maniera generale alla salute dell'atleta rispetto a quello che abbiamo detto anche prima. È meglio avere una mano rotta oggi o una demenza senile domani? Rispondete a questa domanda, perché è proprio questo il concetto. Ma che buono il CTE, Il CTE, capito? Esatto, perché... stiamo parlando esattamente di questo. Nel senso, vedere l'ultimo che mi viene in mente, un Diego Sanchez. Battaglie su battaglie, il suo match contro Guida è uno dei match più belli che abbiamo visto. Cioè, due persone fondamentalmente che si odiano, entrano in gabbia, manco si salutano, si iniziano a più a cazzotti, e uno vuole gonfiare l'altro, avviso, esatto, cioè una rissa da bar, avviso aperto e boom e boom e boom e boom. Povero Diego Sanchez, purtroppo non c'è sta più tanto qua adesso, no. Si è visto con quello che è successo con Joshua Fabbia per non parlare del fatto della gente che si sta approfittando clamorosamente di lui, perché non ci sta capendo più, esatto, niente. Esatto, anzi, cioè, sotto questo punto di vista mi viene da dire il buon White qualcosina troppo ha fatto. Ma come lui, se vogliamo parlare, cioè Chuck Liddell pure, io non so se sentirò interviste ultimamente. Chuck Liddell ultimamente ha avuto problemini anche con una piccola sostanza che bianca serve a dare l'allegria. Là gli piace un sacco, purtroppo è un... Guarda, io mi sono visto l'altro giorno su... Si può fare il nome di un altro sito di streaming? Dicono di sì dalla regia, dicono okay. Di sì. Su Netflix c'è una bellissima serie di documentari sportivi che si chiamano Untold. C'è un documentario su una pugile... la prima star del pugilato femminile, la Christy, bellissimo, molto molto bello, che parla, poi a un certo punto parla di questa cosa, cioè il fatto che io mi allenavo e non riuscivo ad andare avanti senza bamba, ed è una sostanza in cui cadono in tantissimi dopo addirittura durante l'attività. La notorietà, i soldi è la droga sociale tra virgolette. Guarda, io parlavo con una persona che conosco che fa uso e mi dice: quando te la offrono? Cioè, se ne fai uso e tutto quanto, te la offrono in qualunque situazione, anche se non vuoi, anche se non
anche se non vuoi, anche se magari non lo fai da mesi, però se ti offrono una via, c'è niente da fare. Un video che girava su internet di Chuck Liddell alla cerimonia del peso, se non mi sbaglio, vorrei dire di un John Jones contro qualcuno, ma potrei sbagliarmi, dove si vede che c'è qualcosa che non va. Sta con gli occhi dei fuori, me la ricordo. Sì. Ma pure per dirti, cioè, facendo una piccola incursione sul pugilato, Andy Ruiz, messicano che ha battuto Joshua per KO, un pugile clamoroso, nel senso, al di là della struttura fisica che un po' infelice. È un po' infelice perché gli piace mangiare, ragazzo. È presentato al rematch con 12 kg di peso. E pugile clamoroso, però ecco, come diceva Rob, la fama ti dà la testa. Erano uscite foto De Ruiz che si divertiva con le sue nuove cinturoni, tutti belli e tutto quanto, con tavoli in cui ci stavano un sacco di polverine bianche. Poi vai a capire cosa, se sale o magari qualcosa. Era farina. Magari stava cucinando. Magari stava cucinarsi. Stava facendo una torta per festeggiare il fatto che aveva vinto. Esatto. Comunque, prima ho parlato di Valentina Shevchenko, no? Io vorrei spendere purtroppo due parole anche sulla sorella Antonina Shevchenko. Ha preso una bruttissima punizione da parte di Casey O'Neill, che però ti posso dire una cosa: a questo punto la O'Neill potrebbe essere un atleta molto interessante. Ha dimostrato, a parte molto pesante, cioè nel senso, vedere lei e la Shevchenko in gabbia insieme si vedeva a occhio nudo che c'era una grossa differenza di peso, penso almeno 5-6 kg, qualcosa del genere. Ottima lotta e ottimo ground and pound, ottima difesa dalla lotta, perché la Shevchenko comunque ha un buonissimo jiu-jitsu anche lei, ma impressionante. Secondo me ha vinto il Fight of the Night. E non il Fight of the Night, scusami, ha vinto il Performance of the Night. E atleta secondo me da tenere d'occhio. L'altra Performance of the Night purtroppo è andata a un atleta che ha messo giù in maniera molto molto brutta un nostro quasi connazionale come Gaetano Perillo. Combatte un UFC italo-belga e entra in gabbia con la bandiera italiana. Noi gli vogliamo tanto tanto bene per questo, però abbiamo preparato una clip. Sì, abbiamo preparato una clip. Purtroppo. Cioè, mi dispiace ragazzi per lui, ma... Boom. E si vede, ho visto Nina volare. Mettiamolo in grande e rifacciamo vedere questo scempio. Regia, no, scempio. Okay, regia, ok? Scempio non si dice mai, stavo scherzando. Raga, sono cose che purtroppo in questo sport succedono. Allora, e qua possiamo fare un'analisi, una piccola analisi di quello che succede, vedete? Si sbilancia per portare un calcio. A parte fa un cambio di guardia molto molto brutto, anche quasi inutile, nel senso stava a distanza per poter tirare quel calcio al fegato senza fare uno switch, almeno secondo me, poi va a capire se effettivamente è così. Lui c'ha va quasi in verticale, impostando una guardia quasi pugilistica. Infatti, guardate qua, counter subito. Boom. Preso pieno. Ma la caduta è brutta, guarda, ragazzi. È brutta, questa è andata giù, no, che posso subito. Boom. Non necessario. Arbitro molto molto lento, che è lo stesso che aveva fatto invece un buon lavoro prima. Arbitro molto molto lento. Io non smetterò mai di rompere le palle su questa cosa. Quando un atleta va giù così, ripeto, però guarda, spezziamo una lancia in fuori di quest'arbitro. Lui è partito, Sì, ma sei lontano. Era lontano. Sei lontano. Però lui non può, deve stare lontano, perché non può interrompere, rischiare di buttare in mezzo. Tu vedi una cosa del genere, devi cominciare ad avvicinarti, devi stare quantomeno all'interno della linea dell'ottagono. Non puoi essere là. Cioè, questa distanza fa in modo che lui si prenda un pugno in più rispetto a quelli che si doveva prendere, perché questo non lo puoi evitare. Ma... questo sì, questo sì.
prende due pugni, due colpi che si poteva tranquillamente evitare se fosse stato un pochino più vicino, però più vicino non c'è stava. E su di Andrade Silva non male, devo dire, anche aveva fatto qualche match. Sì, queste sono le cose che Dana White odia, perché gli atleti rischiano di infortunarsi. Piccola brutta parentesi per il nostro Italo Belga, però ripetiamo, sono cose che succedono. È successo anche al nostro, un altro dei nostri portabandiera, Carlo Pederzoli, se ti ricordi, se fu successo una cosa del genere, sì, sì, sì. Contro il Cowboy, che tra l'altro abbiamo contro l'altro Cowboy, non Cerrone, sì, sì, sì. Contro che ha combattuto, tra l'altro ha combattuto proprio questo, ha combattuto questa, mi pare abbia perso, ha perso per Unanimous Decision per UD. Sì, in generale, ragazzi, è stata una card molto molto noiosa. Noi l'abbiamo vista per parlarvene, ecco, però sicuramente non è la card dell'anno da poter recuperare, ecco, mi sento di dire questa, no, mi sento di dire questa cosa. Assolutamente no. Spero che io credo, per riprendere un attimo e parlare due secondi del main event, appunto, tra Johnny Walker e Marreta, io credo che ci sia stato, oltre che un timore reverenziale di uno rispetto all'altro, perché sono tutti e due atleti con una buona potenza nelle mani, un'altra cosa che io ho percepito, mi è sembrato che, essendo connazionali, non hanno voluto, può essere, nel senso, anche Santos aveva detto una cosa del genere, non mi ricordo se Santos o Walker aveva detto una cosa del genere in conferenza stampa, parlava del fatto che non sono contento di dover affrontare un altro brasiliano. Però, ragazzi, cioè, non stiamo parlando di italiani, che ce ne sono quattro, o daghestani, che ce ne sono una decina, però siamo tutti nello stesso team. Stiamo parlando del Brasile, che è storicamente uno dei bacini, una delle patrie proprio dell'MMA, del Vale Tudo, cioè le MMA moderne possiamo dire che nascono fra Giappone e Brasile, certo, cioè, con le varie Pancrazion, le Jungle Fight, le Vale Tudo, le Rio Fight, esatto. Se pensi che uno come Sagara, che è vero, stiamo parlando di una vita fa, tutto quanto, però a 18 anni, per fare questo mestiere, per imparare a fare questo mestiere, è andato in Brasile a mani nude. Anche Sagara, infatti, grande legionario. Sagara tornerà in BK, ragazzi, e non vedo l'ora di vederlo, perché sono convinto che farà benissimo. Ragazzi, Sagara è uno in cui non ha avuto la carriera che avrebbe potuto e voluto avere, per tutta una serie di motivi, sia per qualche limite suo, secondo me, però non detto in maniera cattiva, nel senso, lui ha voluto provare a fare una cosa, poi rispetto all'MMA in Italia, che o non l'hanno seguito o l'hanno impostata male, comunque bisogna riconoscergli che ci ha provato, quantomeno. Ma io sono un grandissimo fan di Alessio, ti posso dire che lo stimo da morire, e c'è anche a dire che l'UFC per un periodo lo ha costretto a combattere in una categoria di peso che secondo me non gli apparteneva. Sì, sì. Ma ne stavamo parlando l'altra volta di questa cosa riguardo al taglio del peso. A proposito, poi ricordami che voglio fare un piccolo excursus anche su un'altra cosa. E abbiamo un bel banger alert per match donne. Ah. Rispetto a quello che è successo ultimamente. Farei io questo momento. È saltato Aspen Ladd contro Maisie Gasson. E lei è stata male, eh? Lei dice che sarà male, e invece la Tate, che comunque, diciamo, è una che non parla mai a buffo, non è una che fa trash, non è una abituata al trash talking, o comunque una che vuole rompere soltanto per rompere scatole. Sì. La Tate ha detto: che cacchio, evidentemente, che cazzo stai dicendo? Non eri solo una libra sopra, ti abbiamo vista tutti che non hai voluto alzare le mani e tenere il telo.
piccola pratica che non si dovrebbe fare, ma che il buon Daniel Cormier ha elevato ad arte, ragazzi. L'artista del peso qualche chilo in più, ma so come levarlo. Cioè, Cormier pesa de media 110-115 kg, nel senso sta quasi al limite anche per la categoria massima. Ma come pensate che possa tagliare fino a 93 kg? È su, dai, ma davvero. Ci sono storie che dicono che nel senso Cormier... lo può fare, ma non vedo Daniel Cormier a fare una cosa del genere con tutto il bene. Ci sono storie che dicono Daniel Cormier che gira a fare il peso, non ce la fa, torno subito, gira l'angolo, si mette il dito in gola, vomita cose verdi, dicono, non voglio immaginare cosa, ritorna al peso, si aggrappa al panno come solo lui sa fare e riesce a fare il peso. Sì, ragazzi, però è the deadest man on earth. No, non si può non volergli bene a Cormier. No, infatti, c'è stato un momento personalmente in cui non mi piaceva, ma perché io facevo un tipo sfrenato per John Jones. Per Bonnie. Però poi, andando avanti, vedendo come si è comportato John Jones nella vita, dico che Cormier è forse uno dei più grandi mai esistiti. Cormier è uno che ha cominciato a fare MMA a 30 anni, a... distrutto chiunque gli si sia parato davanti. C'è quel match contro Dan Anderson dopo che Dan Anderson dopo che fa quell'outside trip da dietro, che dice, c'è il commentatore che fa, questo è quello che fa un uomo a un bambino, ed è esattamente quello forse insieme a Khabib il wrestling, la lotta più dominante mai vista dentro un ottavo. Per non parlare dei vari slam, uno tra tutti, quello Alexander Gustafsson, ha rotto. L'ha lanciato per l'aria. Ecco, quando parliamo di match che definiscono una carriera o comunque che cambiano una carriera, ci sono anche tecniche o colpi che vengono presi che te cambiano completamente la carriera. Ne possiamo citare, ne potrei citare veramente un'infinità. Vai, cita, vediamo se siamo d'accordo. Lo spinning kick di Barbosa. Barbosa, sì. Contro chi era? Un altro che poi non ha più combattuto. Gli ha stoppato la carriera. Io sono sicuro che il KO che si è preso Reyes contro Prochaska sarà una cosa simile, perché è un KO che non puoi farci nulla. La spinning elbow. Sì, vediamo se riusciamo a trovarla. Ma lo trovi sicuramente. Un altro è stato lo slam dell'Andrade nei confronti di Rose Namajunas. Quello non sono d'accordo. Ci stavo pensando adesso, ma non sono d'accordo, perché la Namajunas comunque è tornata. Ha fatto un ottimo match contro... Scusate, adesso vi farò vedere quello che probabilmente è il KO dell'anno da un atleta che a me piace tantissimo. Ricordiamoci che dopo questo KO, che con questo colpo Reyes ha subito la rottura del setto anche orbitale, mi pare, anche una bella frattura orbitale, e soprattutto c'è stata una perdita di cartilagine importante nel post match, cioè proprio levano un pezzo di cartilagine dal naso. Comunque, è una cosa, ragazzi, brutta. Quest'uomo qua, futuro prospect, anzi prospect, non prospect, futuro prospect, probabilmente futuro campione. Io adesso voglio capire che cosa faranno Błachowicz e Teixeira, perché sono curioso. Secondo me il buon Glover ce l'ha ancora qualche asso nella manica, o comunque c'è 41 anni, hai fatto tutta quella run per tornare a combattere per il titolo, combatti anche con altre motivazioni. Mi viene in mente Randy Couture, uno fra tutti, che ha ripreso il titolo dei massimi a 41 anni suonati contro Brock Lesnar, che comunque se Teixeira riesce nell'impresa, se Teixeira una riesce leggenda a impostare Jiu Jitsu, c'ha buonissime possibilità. Błachowicz c'ha una buona lotta, però non è un Jiu Jitsu. No, però Błachowicz c'ha la dinamica, il leggendario Polish Power. E poi a me piace tantissimo lui, io lo tifo senza... Idem. No, è un atleta pulito, mai una parola fuori posto. Sportivo, molto sportivo, molto marziale, che è quello che piace a me. Sì. Comunque, ragazzi, qua vedete, e questo uomo qui che prende questo KO, ricordiamo che almeno secondo me è l'unico ad aver battuto John Jones ai punti, poi gli hanno dato una sconfitta, un po' rubato il match, da amante di John Jones gli hanno particolarmente rubato il match, cioè è stato proprio un furto a mano armata col passamontagna, la pistola dentro l'ottagono, no. Ha vinto John Jones, una cosa del genere, sì. Quindi buona. Ricordiamo appunto che non stiamo parlando di un nessuno, stiamo parlando dei top 3 massimi leggeri.
almeno fino a questo match, uno di quelli che erano in top 3 dei massimi, sì, leggeri. Adesso infatti dobbiamo vedere quello che gli succederà. Comunque, guarda, io ho una sensation, mo te la dico. Vediamo il capo e poi me la dico. Guardate. Ecco. Guardate, eh. Uno, due, bing! Mamma mia, ragazzi. Questo è probabilmente, come spento, dicevamo, uno dei KO che ti cambiano la carriera. Bing! Spento, anche perché Reyes... E poi nota la sportività, sì, sì, comunque di Pochaska, che non va inferisce subito giù, esatto. Sa di aver messo KO, sa di aver messo Reyes a KO, e quindi non va a rinfierire. Come faceva Marcante. Esatto, vabbè, Marcante lo sapeva. Lo sapeva proprio, ti ho preso. Non sei KO. Lo sai un altro KO che ha cambiato la carriera di un fighter? Sto parlando del KO più veloce della storia dell'UFC. Vabbè, Askren Masvidal. Masvidal contro Askren. Masken, non si capisce che cacchio ci stesse facendo lì. E dai, su. C'ha un double leg che te scoppia. Bravo, bravo, bravo. Però è solo quello. C'è quello. No, l'unica vittoria che hanno UFC è quella con Lawler. È quella con Lawler di cui abbiamo parlato prima. Che cioè, comunque che non è una vittoria. No. Aveva fatto. Si chiama la Bulldog Choke. Che fondamentalmente è come io con mio fratello più piccolo che ci mettiamo a e tavola giochiamo. La domenica. Io gli tengo la testa così. Cioè, ci sa chi l'ha elevata d'arte. Newton. Newton ne ha finalizzato tanti così, certo, al ragazzi, tempo. C'è un bicipite, però c'era, esatto, Askren non ha un bicipite così, fa schifo. No, c'ha una morsa potentissima, non mi piace. C'ha una morsa clamorosa Askren, ci sono i video in cui nella morsa così spacca un'anguria, per carità, però non aveva battuto. E detto questo, poi Askren arriva in UFC con un percorso un pochino particolare. Questa è forse possiamo dire che è la più grossa toppa nella carriera di Dana White. Sì, anche perché ricordiamo che c'è stato un cambio One. Esatto. Fondamentalmente, che hanno fatto i ragazzotti? Hanno detto: vabbè, sai che c'è? Se famo ne uno scambio, non ci credo ancora. Famo uno scambio campione con campione. Ah, noi vediamo. Ora io non vi dico niente, però noi vediamo. È stato dato uno dei campioni più dominanti della storia delle MMA moderne, questa cosa, no? Dimitrius Johnson. Flying. Ah. Cioè, scusate. Guardate. Questa rimane, secondo me, la più clamorosa finalizzazione della storia dell'UFC. Mossa che tra l'altro ha inventato praticamente lui e che ha spiegato, esatto, anche in diversi seminari. Ti dico una cazzata, per il nel gioco dell'UFC questa tecnica viene chiamata Wizard Mickey, Wizard Johnson, Wizard Mickey, qualcosa stregoneria di Wizard Mickey perché il suo soprannome è Mickey Mouse. Allora, questa parte da un'impostazione schiena presa quasi parte un con suplex. Un suplex che già è una cosa che vedi rarissimamente in un ottagono. Transizione volante underhook, ovvero esgrima. E tra l'altro rischiando di farsi zompare le ginocchia, perché se casca male sul ginocchio te lo smonta. Ray contro Ray Borg, che era Ray Borg era un altro prospect che sta dopo questo. Quindi, tornando a noi, l'UFC decide di cedere questo mostro sacro, che ricordiamo essere uno dei campioni più longevi, nel senso uno dei record di difese titolate, se non mi sbaglio. Sì, sì. Ma è uno che mi pare che non abbia mai perso in UFC, Demetrius. Prima di fare il cambio di peso, sì. Ah, ok, c'hai ragione. Mi pare contro Dominic Cruz. Che era un flyweight lui. Sì. Peso mosca, cioè un campione dominante nei pesi mosca. Amatissimo tra l'altro dal pubblico. Purtroppo non riusciva a vendere quanto Dana White voleva. È vero, però è pure vero che lui c'aveva un'altra, secondo me, completamente un'altra nicchia. Cioè, non ci scordiamo mai che lui quando sconfigge Secudo. Sei sudo. Vabbè, lui non lui. Mi ricordo se nel match contro lui o nel match contro Cruz stava tranquillamente giocando a Dark Souls, streamando su Twitch dalla sua camera d'albergo. A un certo punto fa: vabbè ragazzi, devo andare via un paio d'ore, ci vediamo dopo. Entra, fa quello che deve fare, torna su Twitch un po' aperto. No, scusate ragazzi, dovevo lavorare. Dovevo lavorare, ma adesso prima il dovere e poi il piacere, come esatto, si dice. Esatto. Cioè, sì, questa forse è la più grossa toppa della carriera di Dana White al momento. Non,
condivido appieno, anche perché ripeto, One UFC si scambiano i campioni. Dimitrius Johnson, un mostro di tecnica, un mostro di tutto, va in One, continua a fare bene, continua a fare benissimo. Askren arriva in UFC. A proposito di questo, l'unica sconfitta che ha avuto in One Demetrius Johnson è arrivata per una ginocchiata una volta messa però a terra. Peso superiore. Peso no, superiore. Non era della sua, nella sua categoria di peso, è andato per il titolo andato sopra. E infatti ti do un'altra curiosità. Una delle cose che fece storcere il naso a Dana White fu che Dana White propose un incontro per il titolo contro l'allora campione TJ Dillash. E giustamente o no, questo non lo possiamo dire, Dimitrius Johnson rifiutò l'incontro. E là cominciò a inclinarsi il rapporto tra i due, tra White, Dana e... è imprenditore. È un imprenditore purtroppo molto... come si dice? Permaloso. Sì, permaloso. Dana, permaloso. Ricordiamoci molto, che molto stiamo parlando di una persona che ha comprato l'UFC, che non era niente, l'ha rivenduta per 4 miliardi di dollari. Quindi è uno che sicuramente ci capisce. È uno che... lui è fertitta, non si sa con quali soldi, però. Esatto, vabbè, non nutre più la mia stima Dana White, in quanto secondo me sfrutta i fighter. Sì, è vero. Però dall'altro lato, lui vende il marchio. Cioè, nel senso, perché un fighter preferisce andare a fare un undercard e prendere due spicci in UFC piuttosto che andare a fare magari una main card in PFL, Bellator, e prendere il doppio? Là c'è il marchio, cioè c'è il marchio UFC, gli atleti sono portati ad arrivare in UFC. C'è un grandissimo lavoro di scouting dietro, perché non ci scordiamo che Cage Warrior, The Golden Cage, tutte queste altre promotion che sono all'interno del Fight Pass, fondamentalmente sono serbatoi di atleti per la UFC. Sì, certo. Mettici il TUF, il The Ultimate Fighter, mettici le Contender Series. Vabbè, ma da Cage Warrior che hai nominato, uno su tanti, Conor McGregor. Conor McGregor, ultimamente Paddy. Paddy Paddington, che tra l'altro non so se hai visto ultimamente. Si è gonfiato. Il ragazzo è un po' l'ingleso, il classico inglesotto di Liverpool, un po' scouse. Avrà festeggiato con fiumi di birra. Però ti posso dire una cosa: poi è entrato in gabbia perfetto. Esatto, ma infatti questo non niente da dire. Cioè, bravo, ogni volta riesce a fare così. Bravo lui, tra l'altro. Pimblett è un atleta da tenere sotto controllo. Io credevo fosse un pochino un bluff, invece il suo primo match in UFC, ma mi è piaciuto molto. Stato un momento in cui ho detto eccola là, sì. Va giù, però ha resistito, quindi ha dimostrato un buonissimo momento. E poi raga, il pugno da KO, la castagna o ce l'hai o non ce l'hai. Lui ce l'ha. Poco la fa. E non ci scordiamo mai neanche un'altra cosa. Ottima lotta. È giovane. Ottimo lottatore. Ed è una cintonera di jiu-jitsu brasiliano. Che sì, in Inghilterra c'è una scuola importante. Vero, verissimo. Potrebbe essere un buonissimo prospect. Sicuramente è uno che fa show, quindi Dana gli vorrà tanto bene. Comunque, tornando un attimo a quello che ti dicevo sui massimi leggeri. Che parlavamo di Marreta Walker. Ci sono un paio di cose, nel senso, secondo Marreta ha chiesto Prochaska, ma secondo me non glielo daranno, perché no. Prochaska andrà per il titolo, cioè, nel senso, chi uscirà vincitore fra Teixeira e Błachowicz andrà per il titolo con Prochaska. Quindi le cose sono: o faranno un titolo a interim, che ci potrebbe stare, dato che Prochaska comunque è fermo da tanto. Adesso ci abbiamo Smith della Ionert. Bravo. Che a dicembre se la vede. Quante volevo. Perché questa vittoria di Marreta, secondo me, rimette in prospettiva un attimo le cose. Per come la vedo io, i matchup papabili saranno Marreta Rakic 2. E Smith non è ben voluto da però White. Anche Smith ha perso con Rakic, sì, e ha chiesto il rematch. E anche Rakic gliel'ha concesso. Cambiano le carte in tavola, purtroppo.
cioè non è un qualcosa che possono decidere loro, è un qualcosa che decide White a seconda di chi voglia pompare o chi no. A mo' ti dico io quello che fa White: fa il suo sondaggio, chiama i suoi... No, la cosa è che secondo me vuole... lui non... grazie mille. Quello che gli tira più soldi lo metterà, esatto, su, esatto. C'è poco da fare. Esatto, un po' quello, un po'... comunque c'è sempre un gioco di simpatia, antipatia personale. Smith non è un atleta ben voluto da White, non capisco il perché. Ma è questo mi volevo chiedere, secondo te perché? Ma perché non è uno che fa poco, comunque fa poco spettacolo, non è un cazzarone, capito? Quello che dicevi prima, cioè vendere la propria immagine. Anthony Smith è un uomo di 35 anni, ha 36 vittorie, ha 20 sconfitte, cuor di leone, davvero, Lionheart, cuor di leone, ha affrontato sempre tutto e tutti. E l'hanno fatto incazzare l'ultimo, esatto, match. Esatto, era arrivato in UFC e poi era arrivato in UFC, l'hanno rilasciato, ci è riarrivato dopo, andava a combattere contro Jones, comunque è uscito ai punti, non è uscito per KO. Cioè, è un atleta che a me piace tantissimo. Mai una parola fuori posto, se non poi quando l'hanno fatto incazzare, quando hanno fatto giustamente alterare. Io penso che Reyes al momento sia il vero mostro nei massimi leggeri. Reyes, tocca capire quello che succede dopo sta cosa. No, Reyes, ho detto un'eliminata, scusa. No, Rakic, scusate, mi sono sbagliato. Sì, è molto forte. Io penso sia veramente un animale. Gli manca, non ha quel KO power che c'ha un Prochaska. E su questi pesi fa tutta la differenza del mondo. Non lo metto in dubbio, però Prochaska è una cosa che non mi convince. Una bella strada pavimentata per il CT e poi lui. Esatto. La sua guardia particolarissima, bassa. Molto elusivo, però comunque colpi ne prende. Colpi ne prende. Ha un buonissimo momento, ma tocca vedere quanto gli dura. È sempre là la questione. Cioè, questi fighter belli da vedere che vanno a scambiare viso aperto e tutto quanto. È bello, è divertente. Capirà, cacchio, se è divertente. Cioè, non è una delle cose più divertenti del mondo. Però, cioè, se parla di carriere accorciate dei anni, ma di tanti anni. Garbrandt, Cody Garbrandt è uno che c'ha un ottimo mento, in gergo si dice gli è stato rotto il mento, perché una volta che prende in KO di un certo tipo ne prendi un altro uguale, cioè nel senso non hai più quella capacità di assorbire, perché il tuo cervello va in stop, sente quello, ricollega il, come dicevi te sul tape, cioè la memoria tattile, no? Ricollega quel colpo e... e ricollega quel il tuo cervello ricollega quel colpo a un evento, come si dice, un evento traumatico che ti è successo, ti spegni. Poco. Dice un discorso di memoria. Sì, secondo me è tanto un discorso di memoria muscolare, cioè sia di memoria muscolare o comunque di memoria neurale, come vogliamo chiamarla. Questo sinceramente non te lo so dire, ma no, informati. Mi ha dato uno spunto. Queste cose. Mi dà uno spunto, mi piace. Adesso vado a vedermela, perché cioè, effettivamente quello che penso è che è un discorso che potrebbe starci. Ma sempre citando un altro nostrano, Sakara. Cioè, Sakara, dopo che prende quel KO con Stan, con Brian Stan, con Marin, porco demonio che roba, Brian Stan, me lo ricordo bene purtroppo. Cioè, dopo che prende quel KO con Stan, Sakara è andato giù altre volte, con prestazioni brutte anche in Bellator. Cioè, un colpo boom giù, colpo boom giù spento. Là purtroppo interviene qualcosa e non ti saprei dire bene che cosa. Non ti saprei dire bene che cosa. Comunque, hai visto il match della prossima? Sì, e c'è Mackenzie Dern. E oltre a essere una delle atlete di jiu-jitsu più dominanti che ci sia mai state, è bellissima.
No, sto scherzando, eh. Perché Anzitern ha jiu-jitsu di altissimo livello, finora ha inanellato una bella serie di vittorie, sì. Ha perso una sola volta da quando è entrato in UFC, è figlia di una delle cinture nere più importanti che ci sia mai esistita, che è Megaton, quindi stiamo parlando che tra di... l'altro compete ancora Megaton, e adesso, 54 anni. Adesso si è iscritto ai mondiali nella categoria adult, cioè quindi pure il padre... Tanta stima. Come si dice a Roma. La Terna mi pare che abbia chiuso tutti i suoi match prima del limite, tranne quello contro Virna Jan di Robba. Esatto. Ecco, Jan di Robba pure è un'altra atleta molto interessante, secondo me, da tenere sotto occhio. Io mi ricordo il match fra loro due. È stato proprio un match per testare. Sì, diciamo che ha sicuramente vinto la Terna. Non ha vinto così larga come dicevano. Io avevo visto almeno un round pieno per la Jan di Robba. E ha vinto il match successivo con una prestazione dominante, anche lei atleta di jiu-jitsu di altissimo livello, credo sia una nera secondo grado. È una judoka fortissima lei. Sì. È una cintura nera di judo importante, il padre è un grandissimo judoka, quindi io quando ho visto quel match ho capito che avevano messo proprio un atleta per testare le capacità, esatto, della Dern. Cioè, da portare a terra, esatto, invece, quasi impossibile. No, Jan di Robba ha fatto secondo me un ottimo match, veramente un ottimo match, e sono contento che ha vinto quello dopo. Dovrebbe tornare adesso in azione a UFC 267 e niente, questo non... Mackenzie Dern contro Mariana Rodriguez, che viene dalla vittoria in short notice contro Michelle Waterson. Karate Otti, sì. Che ricordiamo essere un'atleta che secondo me pure là è stata un po' pompata. Molto pompata, molto molto pompata, la Waterson. Torniamo al discorso che facevamo prima, cioè vende. L'entertainment, purtroppo, per fortuna sua, la Waterson vende, è sicuramente una buonissima atleta, non credo che... ecco, fosse stata un pochino meno accattivante, sarebbe mai diventata una main eventer. Non credo neanche io. Molto, detto molto pretenti. È una ragazza che si è saputa vendere. C'ha quei suoi 3-4 colpi. C'ha dei buoni un ottimo high kick, karate. Sì, sì. C'ha dei buoni high kick, una guardia elusiva. Però ecco, secondo me non puoi perdere ai punti un match contro Mariana Rodriguez che sarà chiamata due settimane prima. No, c'è sempre la scusa di lei, lo so, abbiamo preparato un match con un altro tipo di lottatore, di lottatrice. Sì, ma comunque tu stai in campo da molto più tempo. Poi diventa una semplice questione atletica a un certo punto. Cioè, se ti alleni per 6 mesi, non 6 mesi forse è un po' troppo, però se per 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane, cioè fin quando mi bucano il match, io vado banalmente a correre tutti i giorni, io sicuramente avrò un cardio diverso rispetto al mese precedente, cioè rispetto a prima che mi bucassero l'incontro. Per quello che ti dico, cioè andare a perdere per decisione in short notice secondo me è una cosa grave, perché perdere per KO ci può stare, per submission ci può stare, commetti un errore, quello incrocia il colpo giusto e tutto quanto, però perdere per decisione è un brutto segnale, un brutto brutto segnale secondo me, cioè vuol dire che non hai sfruttato quel tempo in più che effettivamente avevi per portare da tuo il match. Facendo un altro esempio, Vettori Holland, ok che poi non l'ha finalizzato, ok tutta una serie di cose, però il match è stato dominatissimo. Cioè il match è stato completamente dominato senza avere poi alcun problema di cardio. C'è stato un altro match in short notice che a me fece impressione, e parliamo di Pereira, quel matto di Pereira, sì. Il suo non lo amo particolarmente. Terz'ultimo match, il suo avversario ha dato forfait, mi pare per infortunio, è stato sostituito da un ragazzetto inglese molto più piccolo di lui fisicamente, tra l'altro,
Pereira è stato ridimensionato, ha fatto una figuraccia Ma proprio. guarda pure Sugar O'Malley con Moutinho. Moutinho entra in short notice Moutinho tornerà tra l'altro in questa card, nella prossima card di Rodriguez contro Waterson, vedremo se effettivamente ha solo Rodriguez metto contro Dern. sì, scusate, Rodriguez contro Dern. Vedremo effettivamente se è solo mento o c'ha qualcos'altro da dire. Beh, di mento ce n'ha tanto, Però ecco, O'Malley esce, anche O'Malley da quella prestazione esce ridimensionato. Tizio nuovo, esordio in UFC cioè un record di 9-4 fatto in promotion puzzone. Quindi, cioè, non è manco sto record incredibile che dici ok, c'è qualcosa che forse da far vedere. Tanto cuore, tanto mento, però da uno striker O'Malley come si è rotto si è una rotto mano. una mano, però da uno come O'Malley mi aspetto come metta giù. Cioè, soprattutto se è palesemente una vittima sacrificale, dato che O'Malley viene portato così in UFC. Dana White è un altro dei pupilli di Dana White, Per dirti una indubbiamente. cosa, Dana White, per non sprecare questo hype per O'Malley, e O'Malley aveva, nel momento in cui salta Jan contro Sterling, O'Malley manda un tweet facendo il nome di Sterling, di Jan, dicendo hi, hi Peter. Jan gli risponde subito: ehi Barboncino, come va? Così, perché volevano, entrambi probabilmente volevano il match. Dana ha visto le brutte perché A ha detto me è O'Malley buono, con Jan. no? O'Malley è buono che ci Jan mette una croce ti sopra. fa una bara, ti fa la buca e Peter ti Jan è uno degli seppellisce. atleti più cattivi che ci sia in promotion, ma non poi soltanto cattivo sportivamente parlando. Ecco, è uno di quelli che se io mi incontro di notte e mi guarda male, Me ne io vado. no, mi inginocchio chiedendogli scusa per Con tutto che qualsiasi cosa. siamo sia io che te 4 volte lui, eh. Sì, però che gli fai? No, Il niente. russo pazzo Niente, niente. siberiano, che gli Probabilmente racconti? scapperei anche A De Corsa pure, cioè, anzi, do prima tutti i soldi e poi io. scappo. Ma io non ti ho chiesto niente, non ti preoccupare, Ah, prendi. questo è il codice della carta di credito, Questo è il PIN. Senti, casa mia è là, mia moglie è dentro. Esatto, e ha dovuto richiamare Cory Sandhagen, che esce da 5 round tostissimi contro TJ Dillashaw. Match bellissimo, tra Bellissimo. l'altro. Però per recuperare da un match del genere, 5 round, 25 minuti a pistasse le botte, che poi hai pure perso, ci metti 3-4 mesi. Anche sei. Io non, sai, è il limite per il KO, quindi magari non me lo metto, però ci vogliono 3-4 mesi. Comunque le ginocchiate più migliori dell'UFC Sì, quasi, eh. probabilmente sì. Sono dopo il rilascio di Overeem, ti direi di sì. Overeem comunque con ginocchiate è uno che ancora a Però 40 anni in diceva da clinch. solo. In clinch per me, lo so, una flying knee è un colpo spettacolare, però a me non piace particolarmente. Ti lascia molto molto scoperto. Oh, moltissimo, ma Lascia infatti tantissimo scoperto. E poi se la mangi, la cosa che a me. cioè se riesci a sopravvivere a un flying knee, è difficile portarne altre. Guarda Dilcio, Dilcio l'ha mangiato tranquillo. È andato avanti per la sua strada, ha fatto il suo match. E Sandhagen non ha più provato a portarlo, perché se va benissimo, nel momento in cui riparti una cosa del genere, te vede. Considerate che di solito una buona regola per quando fai pugilato, fai striking, è guardare il petto del tuo avversario, perché guardando il Si petto del gonfiano tuo i avversario, muscoli. esatto, si gonfiano i muscoli, o comunque ti dà ti dà una percezione del movimento che sta per fare. Non gli potete guardare le mani, un cazzotto viaggia a 120 km/h, bene o male. Che guardi, lo puoi vedere partire, però poi una volta che hai visto partire, tu lo ritrovi qua, preciso. Non puoi fare più di tanto. Invece andare a guardare il petto, comunque questa parte qua, proprio centralizzata del corpo, ti aiuta ad avere una percezione di quello che l'avversario sta per fare, andare in counter. Una ginocchiata volante in cui devi stare così e poi e nel momento del salto esplodere così è un movimento molto molto ampio, è un movimento molto molto leggibile. Per questo io dico, preferisco invece il colpo portato in clinch, in quanto stai così, stai chiuso, e quello che puoi rischiare, perché anche lì il rischio comunque è che ti prendono la gamba e ti portino a terra. Invece
però è sicuramente un rischio minore rispetto a prendere una cartella d'incontro fatta bene e che tu sei per aria e fai la fine di Perrillo, fai la fine di quello che abbiamo visto prima. Poco da fare. Ok, direi che anche oggi abbiamo detto praticamente tutto. Abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, più o meno, non lo so, abbiamo qualche news, qualche altra news importante. No, c'è da dire che c'è qualcosa, cioè si è saputo qualcosa in più sul caso John Jones, sì. L'altra volta ne avevamo parlato. È stato accusato sì di violenza. Ah, come no, scusate. Di violenza familiare e il. La manomissione di veicolo di cui si parlava, di cui non si è capito bene quello che voleva fare, è perché è impazzito, ha resistito all'arresto e ha cominciato a prendere a capocciate la macchina della polizia danneggiandola vistosamente. Ok, giusto due cose al volo che mi ricordavo che c'era qualcos'altro da dire. Si era confermato Whittaker Adesanya 2, mi pare UFC 268. Novembre. Sì. C'è il ritorno nell'ottagono di Dominic Cruz. Bellissimo Dominic Cruz, che secondo me... Vediamo come andrà anche lui, perché... Dominic Cruz è stata una leggenda, tanti infortuni brutti. Brutta storia la sua. Tanto cuore nell'uscire da quegli infortuni, nel ritornare, ma... Ma soprattutto il match è quello che mi preme di parlare al volo mentre prendiamo questo bel caffè. Per il tiro leggeri è stato confermato Oliveira Poirier, Banger Alert, possibile anche questo, possibile match Fight dell'anno of the year. Io ti dico che sono due atleti formidabili. Sì, e io non sono così sicuro che Poirier la porti a casa. No, io invece ti dico quasi che sono convinto che Poirier non ce la fa. Convinto non lo so, nel senso Poirier è fortissimo, al momento è il leggero più forte. Al momento Oliveira è impressionante, però Do Bronx. Cioè Do Bronx ha veramente malmenato per 5 round Tony Ferguson. Se non mi sbaglio sta ai vertici per la win strike. Win strike è uno che non si era mai arreso. Tra l'altro anche abbastanza giovane, pare ci abbia 30 anni. È giovane. È uno che non si è mai arreso. Come dicevamo prima, cioè, consegnava ci stanno le foto sue, consegnava le pizze nelle favelas sotto la pioggia. Mentre ancora combatteva. Molto 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 pulito, ma è una parola fuori posto. Marzialista, una cintura di jiu-jitsu brasiliano fenomenale. Esatto, ha messo a tacere quel bocca grossa di Chandler, per fortuna. Io spero che Chandler venga, sempre sportivamente diretto, venga decapitato nel match con Gaethje. Anche se tocca per Gaethje come esce dopo il match con Khabib. È vero. A proposito di quello che parlavamo. Però lui dopo... Sbaglio, dopo Khabib ha avuto... Ferguson è stato prima di Khabib? Ferguson è stata l'eliminatoria per arrivare a Khabib. Ferguson. E tocca vedere come esce da quel match. Cioè... Secondo me è uscito bene. No, secondo me anche perché... È durato poco, c'è stata una sottomissione, l'ha messo a dormire. Erdin è grandioso, come al solito. Così, sì, ha sì, pure sì. Battuto, non si era accorto nessuno. Così, un triangolo dalla monta clamoroso quello di Khabib. E poi dico una... Cioè, dimmi te poi, io credo che chiudere un triangolo dalla monta sia una cosa difficilissima. Più che difficile, la cosa che mi piacque tantissimo è che Khabib in quell'occasione è andato per l'armlock. Sì. Poi l'ha trovato? No, l'ha trovato, e come? Poi ha visto che all'angolo dietro Gaethje c'era la famiglia, e Gaethje aveva detto in conferenza stampa che non si sarebbe mai arreso in nessun modo, quindi ha detto: non gli ho voluto spezzare il braccio perché non gli ho voluto rovinare la carriera, quindi ho optato per il triangolo. Selezione. Il triangolo, non pensa a dormire, pensa a... Quando sei a quel livello puoi fare tutta la selezione che vuoi. Comunque, bel banger alert. Io so curioso di vedere Bobby Knuckle ancora, perché secondo me a suo giro Adesanya gli fa una capoccia tanto. Sì. Adesanya, io non so quella sconfitta con Błachowicz quanti segni gli abbia lasciato.
Cioè, nel senso, secondo me gli hanno lasciato più di qualcuno e non è... Ah, quindi tu dici Whittaker vincente? Sì, sì, sì. Ah, no, scusa. E non è un, no, no, e non è una cosa che puoi vedere da un match con Vettori, perché purtroppo, qua mi dispiace dirlo, è stato Marvin a sbagliare molto dell'impostazione del match. Sì, quel terzo, guarda, non mi fa pensare mi dispi- a quel terzo. Lo so, a me dispiace tanto. La cosa buona di Marvin è che comunque, raga, ha compiuto l'altro giorno 28 anni, è uno che ha 27 anni, è andato a combattere per il titolo, e stiamo parlando di uno sport in cui, di una competizione comunque in cui a lottare per il titolo ci si arriva nei 30 inoltrati. Marvin c'ha un, secondo me c'ha un grande futuro davanti. Se riesce a sistemare alcune cose, e a me pare che comunque le abbia già un pochino sistemate, potremmo veramente avere il primo campione del mondo italiano. Io su questo, cioè, se ci fosse il pezzo di carta da firmare, lo firmerei adesso senza problemi. È una questione di tempo, solo una questione di tempo. Va bene, detto questo, ci stiamo venendo a cacciare. Abbiamo praticamente detto tutto, abbiamo finito. Come al solito voglio ringraziare il nostro regista Mattia Mingione, il nostro art director Nicolò Masini e o direttore Giulio Gezzi. Grazie per ospitarci. Grazie, qui. Ragazzi. Grazie amici di MMA Lunch e di Atleta TV. Grazie amici di MMA Lunch e... L'ho ridetto un'altra volta. MMA Lunch, MMA Lunch, che... Grazie amici Rob... di MMA Lunch. Ok. Ci vediamo lunedì prossimo e... Guardia chiusa o guardia aperta, dipende da quello che volete dire. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook. I link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!